Oggi parliamo di Smart Power Unit. Idronit è un'azienda che da sempre fa dell'innovazione il proprio fiore all'occhiello, come è stato il caso del corpo della mini centralina serie micro, che è stato oggetto di una grandissima ingegnerizzazione. Abbiamo portato avanti la filosofia dell'ingegnerizzazione anche a livello di centraline aerodinamiche con elettronica integrata, che per secondo noi rappresentano il futuro dell'aerodinamica industriale. La Smart Power Unit è un sistema meccatronico composto da una centralina aerodinamica convenzionale che si configura con aerodinamica di tipo convenzionale, però sovralimentata da un controllo elettronico di bordo con sensori, regolatori di portata di tipo compensato, anche di tipo load sensing. Questo sistema, grazie alla connettività CAN bus, riesce a portare la mini centralina aerodinamica, che è un prodotto relativamente povero, anche in ambienti estremamente più ricchi, e ci avvicina ai concetti più recenti dell'industria 4.0. Al fine di avere una maggiore compatibilità con i più diffusi sistemi di programmazione, anche Idronit ha scelto la programmabilità per la propria SPU utilizzando il noto sistema di programmazione Codesys. I vantaggi di una centralina elettronica a bordo di una centralina aerodinamica sono essenzialmente controllo remoto, diagnostica locale e capacità di limpom, cioè di un comportamento predefinito in caso di anomalia o di errore. Quell'ambiente di sviluppo è il Codesys, che è il più noto sistema di ambiente di sviluppo integrato al mondo, basato su IEC61131, ci permette di programmare liberamente i parametri della centralina e il suo software, adattandolo linearmente alle esigenze della macchina. Quindi ogni singola mini centralina SPU avrà un software dedicato che è sviluppato insieme al cliente. Un'applicazione mini centralina Smart Power Unit, dove l'elettronica integrata gestisce due anelli chiusi di posizione su questi attuatori lineari. Quindi la centralina è completamente indipendente e autonoma. Un programma sposta un cilindro master nello spazio. Il sensore di posizione manda il segnale di posizione alla mini centralina, che lo elabora e di conseguenza muove l'altro attuatore nella posizione, allineandoli secondo una precisione che è essenzialmente limitata dalla precisione del sensore. Questo è soltanto un esempio, perché ovviamente si possono configurare la parte aerodinamica e la parte elettronica con software specifici da adattare alle esigenze della macchina. Per il carattere innovativo della Smart Power Unit abbiamo ripresentato domanda del brevetto internazionale.